Matilde pone un problema un po' complesso, ma però cerchiamo di aiutarlo un po'. Dice: ho 44 anni, da tempo sto pensando a rifarmi il seno, mi chiedo se ne valga la pena. Penso mettere delle protesi. So di essere ancora relativamente giovane, ma un intervento a quest'età, visto anche il costo, ha senso? Non vorrei sentirmi ridicola con un seno diverso che tutti noterebbero. E poi, dopo quanto tempo dovrei sostituire le protesi? Allora, cerchiamo di chiarire un po' tutte le varie sfaccettature di questa domanda. Prima di tutto, un seno rifatto deve essere naturale, per cui la cosa migliore di un seno rifatto è che nessuno se ne accorga. Questo è quello che dico a tutte le mie pazienti. Se ne accorge la paziente perché lo vede, lo sa, ma chi le sta intorno difficilmente se ne accorge. Per cui non è vero che tutti gli altri lo vedrebbero. Certo, se poi vengono messe delle protesi eccessive, beh, è chiaro che tutti se ne accorgono. Ha senso per l'età? Quello è in relazione al suo desiderio, cioè se lei non si sente bene con se stessa lo può fare anche a 55 anni, cioè non credo che l'età sia un limite. Il costo, è vero, in parecchi video parliamo di queste cose, però purtroppo la clinica ha un costo, le protesi hanno un costo, se ci sono gli anestesisti dedicati hanno un costo. Il chirurgo, in relazione anche alla sua esperienza, al suo know-how, conoscenza, ha un costo. Per cui non si può avere un intervento cercando di risparmiare. L'ho detto in altri video, insomma, no? È come se compra un orologio Rolex a 300 euro, non può essere un Rolex. Lo stesso, un intervento che raccolga tutte queste cose che le ho detto non può essere fatto a un costo che forse neanche le protesi si potrebbero comprare. Per cui tutto ha un perché in chirurgia. Quando devo cambiare le protesi, è difficile anche questo da dire. Oggigiorno noi diciamo che le ultime protesi dovrebbero avere una durata di 15-20 anni, però è sempre in relazione a lei, cioè al nostro organismo che riceve un corpo estraneo che attiva una serie di meccanismi che, ad esempio, la risposta a un corpo estraneo, se è molto attivo, potrebbe interferire di più con le protesi e magari richiedere una sostituzione in un tempo più breve. Ma questo è difficile da dire. Poi ci sono i cambi estetici che magari per cui cambia lei e chiede di essere rioperata perché non è più soddisfatta del risultato. Qui si confronti bene con un chirurgo di sua scelta, che sarà sicuramente il migliore. Faccia tutte queste domande e poi deciderà se fare o no l'intervento. A presto.